Secondo uno studio pubblicato nel 2013 sulla rivista della chirurgia cranio-facciale, esiste davvero, sai? Non ti sei ancora abbonato? I tessuti che danno forma al nostro naso sono anche rivelatori di parecchi dettagli sulla nostra personalità. I ricercatori hanno studiato quasi 1700 immagini di varie persone, o meglio, dei loro nasi, e le hanno catalogate in 14 tipologie. Secondo loro esistono le seguenti correlazioni tra la forma del naso e i tratti di personalità. Chi ha un naso lungo tende ad essere ambizioso e laborioso. Sono persone perfezioniste che tendono a mettere la carriera e il lavoro davanti a tutto nella loro vita. Le persone con un naso corto sono di solito sensibili e leali. Per loro i sentimenti vengono prima di tutto, preferendo una vita familiare felice alla scalata verso il successo o alla carriera. Chi ha un naso appuntito di solito è la persona ideale a cui chiedere consigli finanziari, perché sanno gestire il denaro con molta accortezza, tipo gli elfi della banca di Harry Potter, insomma. Chi ha un perfetto, invidiabile profilo greco è con molta probabilità una persona intelligente, logica e affidabile. Chi ha invece quel simpatico naso a patata tende a mostrare un'indole affettuosa e ottimista. Sono anche però persone che spesso si fanno prendere troppo dalle emozioni. Narici molto larghe sono spesso il segno distintivo di una persona spendacciona. Le narici strette, d'altra parte, rivelano una forte tendenza all'impegno verso le relazioni e la famiglia. Nel 2014 uno studio condotto da ricercatori dell'Università Carolina di Praga aveva lo scopo di comprendere meglio la nostra percezione dell'intelligenza. I ricercatori hanno coinvolto 160 volontari ai quali veniva chiesto di indovinare il QI di 80 studenti, maschi e femmine, solo basandosi sulle loro fotografie. Con un discreto livello di accuratezza, i partecipanti hanno catalogato le foto e tratto le seguenti conclusioni. Chi ha un viso lungo viene considerato molto intelligente. Una struttura facciale stretta indica un individuo più emotivo che intelligente. Persone dal volto largo vengono considerate poco emotive e portate al successo. Si può essere d'accordo o meno con la massima shakespeariana «Gli occhi sono lo specchio dell'anima», ma in un certo senso il grande scrittore aveva la scienza dalla sua parte. Uno studio del 2007 condotto all'Università di Örebro in Svezia ha analizzato gli occhi di 428 persone in connessione con le loro personalità per capire se davvero gli occhi di una persona ne rivelassero il carattere. Gli studiosi si basarono sul fatto che sia la struttura degli occhi che della personalità sono connessi al lobo frontale del cervello, responsabile appunto di gestire i nostri tratti caratteriali. Per quanto riguarda il colore degli occhi, persone dagli occhi marroni nascono per comandare e mostrano elevata intelligenza individuale. Chi ha gli occhi molto scuri mostra di essere introverso, enigmatico, di indole molto chiusa. Gli occhi celesti sono segno di grande forza interiore e di un'indole competitiva. Se invece gli occhi sono di un blu più scuro, l'individuo possiede grandi doti di forza fisica e al tempo stesso di sensibilità. Gli occhi grigi sono indice di una persona ben equilibrata. Questi individui sono anche molto attenti a ciò che gli altri pensano di loro e cercano in tutti i modi di piacere agli altri. La gente con gli occhi verdi tende a mostrare una natura dominante, come chi ha gli occhi marroni, ma con più doti di cautela e sensibilità, tipiche di chi ha gli occhi azzurri. Tra l'altro, gli occhi verdi sono considerati di solito i più sexy e attraenti. Certa gente ha tutte le fortune. Chi ha gli occhi castani tende a sentirsi diverso sin da bambino. All'esterno appare come una persona indipendente, sicura di sé e spontanea, ma la loro vera natura e i loro veri pensieri restano ben celati. Per migliaia di anni, gli esperti cinesi di fisiognomica basavano la loro sapienza sulla convinzione che la forma degli occhi fosse il segno più accurato del vero carattere di una persona. L'idea è correlata alla struttura ossea del cranio. Chi ha gli occhi larghi tende ad essere una persona espressiva ed emotiva. Sono inoltre persone molto attente ai dettagli e in genere anche molto prudenti. Le persone dagli occhi grandi sono di mentalità aperta, intelligenti e amichevoli.
Se qualcuno ha gli occhi piccoli ma larghi, si tratta di solito di un perfezionista molto introverso. Se qualcuno ha gli occhi distanziati, tende ad essere enigmatico, silenzioso e concentrato, mentre chi ha gli occhi ravvicinati mostra grandi doti di tenacia. Gli occhi a mandorla indicano poi un'indole romantica e appassionata. E gli occhi a cuoricino, allora? Sapevi che anche le tue labbra hanno una forma unica al mondo come le impronte digitali? E sapevi che le labbra possono rivelare parecchio sul tuo carattere se sai come guardarle? Jean Ehner, esperta di fisiognomica e autrice di numerosi volumi di psicologia, è convinta che la forma delle labbra influenzi la personalità e il modo di porsi verso gli altri, in sostanza il comportamento. Le labbra sono lo specchio del nostro lato emotivo e di come ci comportiamo nelle relazioni interpersonali. Chi ha labbra di grandezza media e non troppo prominenti tende ad essere una persona indipendente anche nei rapporti di coppia. Affetto sì, drammi e scenate no. Labbra grandi sono indice di una persona molto amorevole verso gli altri e generalmente molto altruista. Persone dalle labbra carnose tendono ad essere generose ed estroverse. Anche loro mettono i bisogni dei propri cari al primo posto. Chi ha le labbra sottili, invece, tende ad essere competitivo. Di solito preferiscono stare per conto proprio, ma amano anche avere le loro doti e la loro forte personalità riconosciuta e ammirata dagli altri. Una mascella affilata e ben definita è considerata uno dei tratti più attraenti del volto di una persona, specie se si tratta di un uomo. Niente di strano, quindi, scoprire che una mascella decisa è correlata ad alti livelli di testosterone. Secondo uno studio del 2013, condotto da psicologi americani e inglesi, le persone dal volto largo e dalla mascella ben definita mostravano maggiori livelli di testosterone, cosa che andava ad influenzare fortemente la personalità. Gli studiosi hanno scoperto che tali individui tendono ad avere un'indole aggressiva e sono più propensi a scatti di violenza. Una mascella affilata è anche indice di una persona che tende ad essere un po' arrogante. Lo studio ha concluso affermando che più la linea della mascella è ben definita, più quella persona avrà un carattere molto intenso, a causa degli alti livelli di testosterone. Non si può ignorare il nostro pollice, anzi studiarlo aiuta a capire moltissimo sulla nostra personalità e la nostra salute. Cominciamo dal suo aspetto. Di che forma è il tuo pollice? È affusolato o forse tozzo? O a forma di clessidra, cioè si restringe nel mezzo, o ad angolo ottuso? Un pollice lungo e affusolato indica la predisposizione naturale alla leadership e al controllo. Un pollice corto rivela la necessità di lavorare sulla propria autostima. Il pollice a clessidra indica un carattere caloroso e comprensivo. Un pollice ad angolo ottuso implica calma, riflessività e creatività. Ora prova a tirare il pollice. Senti che rimane rigido e poco elastico o puoi piegarne la punta con facilità. Se il tuo pollice è molto rigido, forse hai paura del cambiamento. Sei attento ai soldi e non è facile manipolarti. D'altro canto, un pollice più flessibile indica un carattere aperto e curioso, non spaventato verso il cambiamento, ma un po' più credulone. La chiromanzia medica cinese ci dice anche l'importanza di questa parte della mano. Nel trattato, il pollice ideale viene descritto come robusto e affusolato, tutti segnali di ottima salute. Una persona dal pollice corto, invece, può tendere a soffrire di emicranie, ipertensione e malattie cardiache. Andiamo a vedere il piccoletto. Sono classificati tre tipi di mignolo. Tipo A. La lunghezza del mignolo è uguale all'articolazione superiore dell'anulare. Tipo B. La lunghezza del mignolo supera di poco l'articolazione superiore dell'anulare. Tipo C. Il mignolo è poco più corto di quell'articolazione. Adesso andiamo a vedere che cosa ci dice ognuno di questi tre tipi. Tipo A. Se hai il mignolo di questo tipo, sei una persona riservata e tendi ad avere confidenza solo con chi conosci bene. Ti mostri come una persona forte e indipendente. A volte, magari, appari addirittura un po' arrogante o fuori dal comune. Ma anche a te piace goderti qualche risata in compagnia ogni tanto. Tipo B. Non ami dover dare il via a una conversazione. Tendi a dare tutto in amore e le persone hanno la tua completa attenzione. Ma hai paura delle delusioni. Sei una persona orientata ai risultati che non cede mai sotto pressione. Tipo C. Non porti rancore verso gli altri. Sei a disagio con tutto ciò che ti è nuovo e ignoto. Porti rispetto per le opinioni altrui, ma tendi a imporre le tue. E tendi anche a tenerti per te i tuoi problemi. Ti piace quando gli altri dipendono da te e vuoi guadagnare sempre la loro fiducia. In termini di salute, A e B sono tipi con stomaco e milza di ferro. I tipi C, invece, soffrono spesso di cattiva digestione, diarrea, malassorbimento e irregolarità delle funzioni intestinali.
L'astrologia cinese pensa che un neo sulla fronte sia un segno di prosperità. Tuttavia, ha anche un altro significato, a seconda della posizione esatta del neo. Un neo sul lato sinistro della fronte può a volte denotare una mancanza di fortuna nella vita. Ciò non significa che tutto andrà per il verso sbagliato, ma solo che dovrai sforzarti di più per ottenere ciò che desideri. Se il neo si trova nel mezzo della fronte, rappresenta la saggezza e può essere un segno di un matrimonio di successo. È anche un segno che trascorrerai gran parte della tua vita a comunicare con le autorità, siano essi i tuoi genitori o superiori. Un neo sul lato destro della fronte mostra che sei grande nelle partnership e puoi essere una buona compagna sia negli affari che nel matrimonio. I nei nel sopracciglio si trovano molto di rado, ma se ne hai uno puoi essere orgogliosa del suo significato. È simbolo della tua intelligenza, creatività e abilità artistica. Indica anche possibile ricchezza e fama. Se il tuo neo si trova sotto il sopracciglio, rappresenta la buona salute. Un neo sopra il sopracciglio, invece, mostra che potresti avere sfortuna a causa di una spiacevole situazione in famiglia o con gli amici. Potresti anche essere sfortunata con i soldi. Quelli con un neo vicino alle sopracciglia sono dei leader nati. Non hanno problemi a comandare ed amano farlo più degli altri. Non è una cattiva qualità, giusto? Un neo sul naso spesso indica una persona con grande rispetto di sé che non ha paura del duro lavoro. In alcune situazioni e circostanze, queste persone possono avere un ego abbastanza grande. Allo stesso tempo sono buoni amici e persone sincere. Se hai un neo sulla punta del naso, significa che sei irascibile, ti calmi molto rapidamente e puoi anche pentirti di aver detto qualcosa prima di aver riflettuto. Un neo sul lato destro del naso rappresenta la tua passione e la costante ricerca di una più stretta connessione con le altre persone. Un neo sulla sinistra è spesso un segno di una serie di lotte che puoi affrontare durante la tua vita, ma alla fine supererai tutto e troverai la tua felicità. Se vedi una persona con un neo sulla guancia, o ne hai uno tu stessa, si tratta di sicuro di una persona introversa e sincera. Anche se queste persone possono essere molto sensibili, cambiano completamente e agiscono con eccezionale coraggio nei momenti di pericolo. Possono anche essere fisicamente dotati al punto di scegliere un lavoro legato allo sport, diventando atleti, ad esempio. Un neo sulla guancia, destra, denota una persona premurosa che mette in primo piano la famiglia. Se il neo è sulla tua guancia sinistra, potresti essere arrogante a causa della tua natura introversa. Cerca di essere più aperta a nuove persone e concediti esperienze più audaci. Questo porterà più colore nella tua vita quotidiana.